abbiamo tre, così almeno diamo indicazione anche ai nostri telespettatori, tre grafici del Fuzzy MIB, ovviamente con delle caratteristiche diverse. Questo è il primo, Enrico. Certo, in tutti e tre i grafici abbiamo lo stesso movimento di prezzo, sono ossia candele giapponesi su un time frame daily. Nel primo grafico vediamo, inserendo tre semplici trend line, ma che si badi, sono perfettamente parallele, e quindi già questo ci fa capire come l'analisi tecnica in alcuni casi sia molto molto utile. E anche se chiaramente c'è chi non ci crede, ossia noi per 10 anni della nostra vita crediamo a Babbo Natale, ma non proviamo a credere all'analisi tecnica, va bene così. Detto questo, noi vediamo come l'indice sia inserito in un canale rialzista e questo canale rialzista abbia anche una trend line interna, anch'essa perfettamente parallela, e va a testare il prezzo più volte in maniera precisa queste tre trend line, e ora sembra nell'ultima gamba rialzista che stiamo vivendo che possa puntare ad andare a testare per la terza volta trend line superiore nella zona dell'ellissi gialla che ho collocato, e quindi andare a prendere, diciamo, un'area che va tra i 24.500 e i 24.800 punti, che potrebbe essere un movimento finale per questa fase rialzista del nostro indice. Ok, adesso andremo a vedere anche il secondo grafico. Naturalmente, solo una battuta, tu hai portato insomma un competitor Babbo Natale che non è che è facile da battere, quindi insomma ci sfido io che poi vince lui contro l'analisi tecnica, no? Però vabbè, detto questo, vediamo se riusciamo invece a convincere quanto bisogna affidarsi a quello che stai raccontando tu. Secondo grafico, Enrico. Beh, secondo me ci si può provare a fidare perché statisticamente alcuni livelli di prezzo il mercato dimostra di sentirli, e ancor di più lo vediamo nel secondo grafico, dove rimangono inserite le tre trend line del canale rialzista, ne abbiamo inserita un'altra sempre dinamica, ossia obliqua in nero, e con le due frecce azzurre che vanno a dimostrare come sia una trend line che è stata supporto nella fase della seconda metà del 2020, prima dell'esplosione del Covid-19, e questa trend line, prolungandola in alto sulla destra, vediamo che va a coincidere in maniera perfetta con la trend line più alta del canale che abbiamo visto nel primo grafico, cioè anch'essa si va a incanalare precisamente in quella ellissi gialla. E quel livello, sempre dei 24.700 punti circa, corrisponde, e qui mettiamo l'occhio sulla trend line orizzontale rossa, corrisponde ad andare a chiudere il gap che è rimasto aperto quando iniziò la discesa con l'esplosione della pandemia. Quindi vediamo che quel livello in pratica a oggi offre tre resistenze, quindi la trend line lunghissima che abbiamo visto, quella rossa e la parte alta del canale iniziale. D'accordo, allora detto questo andiamo a vedere anche il terzo grafico con Enrico J, così abbiamo la panoramica completa, lo apriamo, ecco qui, Enrico. E il terzo grafico ho voluto inserire, e qui possiamo già magari tornare al discorso di Babbo Natale, perché chiaramente Fibonacci è un qualcosa di affascinante, di esoterico, matematico pisano del 1200 che aiutò il padre in Nord Africa e quindi creò l'abecedario e importazione dei numeri arabi, eccetera, eccetera. La storia di Fibonacci molti la sanno, molti no, insomma è una figura affascinante. Fatto sta che Fibonacci andò a evidenziare alcuni rapporti numerici, scoprì il rapporto aureo che è 0,618, per cui c'è la sequenza di Fibonacci che molti conoscono: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, eccetera, eccetera. A cosa serve? È stata applicata anche in borsa perché, essendo un rapporto naturale fra i prezzi, si parla di respiro dell'universo, e quindi molti hanno detto perché nei mercati finanziari non dovrebbe funzionare questo rapporto, e spesso vediamo come funziona. Sono rimaste inserite tutte le trend line dei primi due grafici, abbiamo aggiunto questa griglia in grigio scuro e vediamo che dal minimo della discesa Covid, il movimento fatto fino a luglio, dove abbiamo area 20.968 evidenziato nel rettangolo in giallo sulla sinistra della griglia. Da lì è partito un ritraccio ascendere
che si è fermato a novembre del 2020 proprio sulla base del canale rialzista, e da lì è ripartita la nuova gamba rialzista che stiamo attualmente vivendo. Un'estensione di questo movimento porterebbe appunto ancora 24.700 punti circa, coincidenti con tutte le trend line viste prima, e corrisponderebbe perfettamente al livello aureo di Fibonacci, ossia un'estensione che porterebbe l'indice da 20.968 a 24,7, che corrisponde al 161,8, quindi torna il numero 618, che è appunto il rapporto aureo di Fibonacci. Quindi vediamo come quell'area tra i 24.600 e i 24.800, chiaramente occorre un minimo di tolleranza, sia un'area che potrebbe essere una calamita per il prezzo, quindi secondo me è prendibile, ma poi lì sarà un crogiuolo proprio di resistenze dove potremmo assistere a un discreto storno.